Prima boccata di Antonioni, semifinale del campionato regionale singolo di prima categoria, Corradini Antonioni, prima boccata di Antonioni, un birillo, 2 punti per Antonioni. Semifinale campionato regionale singolo prima categoria Corradini Antonioni. L'altra semifinale vede Previati Barcomercio e Quieti Pallincontro di Riccione. Nel quarto di finale Antonioni ha avuto la meglio di Collaro, del Big Star, e Corradini ha avuto la meglio di Gualandi, dell'Equipe Charlot. Due biglie per Corradini, 4 punti, 4-2 per Corradini nei confronti di Antonioni. Punti di bocciata e siamo 8-2 per Corradini. Siamo in diretta streaming dall'Arci Rastignano e in diretta sulla pagina Facebook di WISP Bologna Biliardo.
Semifinale campionato regionale, Antognoni contro Corradini. Corradini va di calcio, passa di fianco al Birillo, un punto, una biglia, due punti, quindi siamo adesso 13-2 per Corradini. Di bocciata va a 19. Vinto 1-2, boccia di nuovo Corradini. Sono 8.
8 e siamo 29 a 2 per Corradini, inizia il senso unico di questa semifinale del campionato regionale singolo di prima categoria. Ricordo che lo scorso anno Corradini perse la finale da Marchi, spinge il pallino verso la buca, rischia quello di mandarla in buca, la sua però rimane staccata da sponda e quindi attaccabile. Ottimo tiro di Antonioni, ne fa soltanto due, comunque si porta a 4, un bel tiro, il pallino è finito in buca. Antonioni si è forza, rischia di scappare via, appunto sembra rosso dal mio punto di osservazione, in effetti così, Corradini gioca l'ultima miglia a disposizione, va, prende un po' troppo piena, però adesso non è impossibile, ma non è neppure facilissimo fare questo punto. Sbaglia Antonioni, il punto rimane bianco e siamo 31 a 4, la partita adesso è indirizzata totalmente dalla parte di Corradini. Boccia per l'ennesima volta. Infatti 6, 35 a 6, parziale già significativo, anche se andando a 80 c'è spazio per un rientro. Ma dicevo al momento, non sembra, Antonioni comunque è sempre il giocatore da prendere con le molle, calcio da 3, si porta 9. Certo, così si espone agli attacchi dell'avversario, ma d'altronde lui è sotto, deve tirare per colpire, se poi l'avversario ne fa anche lui, allora in questo caso, guadagnando 3 punti, siamo sempre 37 a 9, quindi 28 i punti di distacco. Thank you.
adesso siamo 41-7. Sette conduce Corradini e tre di nuovo di calcio di Antonioni. Va con molta spinta, non so neppure se ha fatto il punto, non lo ha fatto, quindi perde anche in questo caso la biglia di vantaggio. Sembra bianco, siamo 49-10. Non so se il punto è fatto, non credo. Punto bianco di nuovo, 51-10. Partita che scivola via senza sussulti verso Corradini. E se poi fa anche queste cose qua, altri 8, sono 59-10. Sembra producente, passa vicino al birillo, ma non totalizza nulla. Corradini porta giù pallino, un vantaggio enorme, non vuole correre alcun tipo di rischio. Certo che fa strano vedere la semifinale del campionato regionale due giocatori del Barcomercio che in Serie A quest'anno a Bologna sono partiti veramente molto male, sono penultimi in classifica
E poi domenica scorsa una coppia in finale, oggi due semifinali regionali. Inspiegabile questo rendimento altalenante del gruppo del Barco Merci. Questa mi sembra decisamente sbagliata, se Tognoni è decisamente giù di fase. Cordini fa anche il calcio e qui siamo a quota 70, punto a Dentognoni, 70-12, credo che siamo al canto del cigno per questa semifinale. Bene Antonioni, ma questa non è una novità, ne fa 10, forse 12, forse però 10 e siamo però col pallino sopra Castello, adesso non credo rischierà il calcio, infatti spinge verso l'alto il pallino Corradini. Viglia e pallino infilati in mezzo, non semplice. Le mosse tutte Antonioni, ma non ha sortito alcun effetto il suo tiro. Messo un punto splendido Corradini, adesso c'è anche la biglia di vantaggio. ...72-20 per Corradini che va alla bocciata per l'ennesima volta. Si accontenta di un birillo, 74-20, ma sicuramente la partita non è in bilico. Tognoni chiude la pratica con
6 punti di... no, passa in mezzo, solo 3. Però la biglia rossa va a punto, quindi siamo 77-20. Corradini chiaramente va a punto. L'altra semifinale vince Previati con un 10 di rimessa e si qualifica per la finale, dove a questo punto oso dire affronterà Corradini, che vince questa partita.